Vi presento il relatore, che è il dottor Albino Carboniani, che è ricercatore e coordinatore della ricerca scientifica presso l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che si trova a San Barthélemy, nel comune di Nus. È un osservatorio posto a più di 1600 metri di quota, in una zona che ha il cielo tra i più bui d'Italia. Quindi ottimo sia per l'osservazione che per la ricerca astronomica. Dicevo anche per l'osservazione perché abbiamo dei cugini, dei gruppi astrofili nati anche a San Barthélemy, infatti sono qui presenti e siamo onorati di ospitare dalla Val d'Aosta anche il gruppo astrofili per amor del cielo di San Barthélemy. Abbiamo il presidente e il segretario, ci fa molto piacere. Ma questo centro di ricerca, che è l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Val d'Aosta, appunto Albino si occupa è uno dei massimi esperti, Albino, di corpi minori del Sistema Solare, di asteroidi, e si occupa in particolare di ricerche sulla fotometria degli asteroidi. La fotometria è quella tecnica che praticamente studia le curve di luce di questi corpi e che danno moltissime informazioni astronomiche. Inoltre Albino è anche associato all'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e per il progetto PRISMA, che è un progetto, una rete per il monitoraggio dei bolidi e dei meteoriti e dei bolidi, una rete internazionale, e per il progetto PRISMA lui ha ottenuto già dei risultati, ha tracciato vari bolidi, e lo studio di questi corpi è veramente importante perché sono corpi dei cosiddetti NEO, Near Earth Object, oggetti che orbitano vicino alla Terra e quindi sono potenzialmente a rischio di impatto per il nostro pianeta, quindi vanno monitorati, e quindi Albino, tramite anche il progetto PRISMA dell'INAF insieme anche all'Osservatorio Astronomico di Torino, si occupa anche di questa ricerca. Inoltre ha pubblicato nel 2017 sulla prestigiosa rivista Nature, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli a livello globale, un articolo sul pianeta nano Haumea, di cui vi parlerà in questa conferenza, e l'ha pubblicato, e questo articolo appunto è stato molto importante dal punto di vista scientifico. Come principal investigator di questo articolo, insieme al dottor José Ortiz dell'Istituto Nazionale Astrofisico dell'Andalusia, che è il nostro referente scientifico per questa conferenza. Ci tengo a dirvi che Albino ha anche scoperto un asteroide nel 2007 a cui ha dato il nome Valle d'Aosta, in onore alla regione che ospita l'Osservatorio Astronomico dove è stata fatta questa scoperta. Quindi abbiamo uno scopritore di astronomia. Colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare anche gli astrofili, posso dire così, e i ricercatori, perché è un po' riduttivo chiamarli solo astrofili, ma dell'Osservatorio di San Marcello Pistoiese in Toscana, che sono venuti ad ascoltare questa conferenza del dottor Carboniani, e loro sono veramente all'Osservatorio di San Marcello Pistoiese, hanno scoperto moltissimi asteroidi e quindi fanno ricerca sono un esempio per tutte le altre associazioni di astrofili, e collaborano attivamente anche con i ricercatori, quindi è un bel connubio tra appassionati e scienza. Quello che si vorrebbe far passare come messaggio per far appassionare il pubblico alla ricerca scientifica, perché tutti noi possiamo dare il nostro piccolo contributo, nel loro caso grande contributo, nel nostro piccolo. Non vi rubo altro tempo, vi lascio al dottor Carboniani, e sono sicura che questa conferenza vi appassionerà, perché lui è anche un bravissimo, è stato il mio maestro alla scuola estiva di astronomia che si tiene a San Barthélemy in Val d'Aosta,
vi assicuro che è severissimo, nonostante l'aspetto molto dolce che ha abitualmente, e quindi è tremendo, però mi ha insegnato moltissimo. Grazie a tutti e buona conferenza e soprattutto buon Festival della Scienza. Dopo questa bellissima presentazione di Alessandra, che ringrazio il gruppo Astrofilico Lars per avermi invitato, il Festival della Scienza per aver accettato di ospitarci in questo prestigioso palazzo. E adesso diciamo entriamo nel vivo. Magari si possono sentire le luci sullo schermo. Questo è va bene. Allora, entriamo nel vivo e premetto che quello che vi racconterò in questa conferenza pomeridiana non è tanto il risultato che è stato ottenuto sul pianeta nano Omea, quello ve lo potete andare a leggere su Wikipedia in realtà, ma quello che mi interessa illustrarvi è farvi capire il metodo che è stato utilizzato per fare questa scoperta. Sapete che la scienza è fatta di metodi, di procedure, e sono metodi e procedure che sono state, come dire, provate in centinaia di anni, è il risultato dell'evoluzione di centinaia di anni di ricerca scientifica, e hanno dimostrato una grandissima efficacia, e in particolare il metodo sperimentale, il metodo osservativo. Quindi voi potete parlare di cose. Sì, potete fare ipotesi, teorie, eccetera, a patto però che queste ipotesi e teorie poi vengano verificate sperimentalmente. Quindi dovete misurare le cose per essere sicuri di quello che parlate, per essere certi che la vostra rappresentazione della realtà è quella corretta. Quindi in realtà in questa avventura che mi ha visto coinvolta, che io adesso cercherò insomma di trasmettervi un pochino l'entusiasmo, la suspense, se ci riuscirò, se sarò abbastanza coinvolgente, parleremo in realtà sotto, diciamo, il filo guida è proprio il metodo scientifico, che è quello che mi preme di fare passare, perché se uno si limita a leggere i risultati della ricerca scientifica, beh, possono apparire incredibili, meravigliosi, eccetera, sconfinano un po' con la magia, se volete, ma quando riuscite a capire il metodo che ci sta dietro, allora avete fatto un progresso verso la comprensione della realtà, quindi avete qualcosa che magari potete utilizzare in altre situazioni. Quindi, questo è estremamente importante. Allora, cominciamo precisando una cosa. Oggi pomeriggio vi parlo di Haumea, che è un corpo celeste, un pianeta nano in orbita attorno al Sole. Quindi non vi parlerò di stelle, buche nere, evoluzione stellare, supernove, cose del genere, ma ci limiteremo a considerare quello che è successo un anno e mezzo fa in una piccola regione della nostra galassia, che vedete rappresentata qui su questa diapositiva, la galassia, il sistema stellare di cui fa parte il nostro Sole. Noi ci concentreremo in questo pallino rosso, che rappresenta la posizione del Sole, del sistema solare, cioè dei corpi che sono in orbita attorno al Sole, e ovviamente la galassia è molto molto più grande del nostro sistema solare, ma è bene precisare che stiamo parlando di quello che succede in questa precisa zona della nostra galassia, quindi del nostro sistema solare. Il nostro sistema solare, più o meno lo sappiamo tutti, è fatto dal Sole, che è la nostra stella centrale, quella che ci dà luce, calore, ha permesso lo sviluppo della vita sulla Terra, permette il suo mantenimento. Qui vedete questa rappresentazione che dimostra le grandezze relative fra il Sole, che è una stella, quindi è un corpo in grado di emettere luce e calore, formato da plasma e quindi gas incandescente, e gli otto pianeti che orbitano attorno al Sole: Mercurio, il pianeta più piccolo e più vicino, Venere, poi ci siamo noi, la Terra, Marte, e questi sono i primi quattro pianeti di tipo terrestre, quindi quelli piccoli, con superfici solide su cui poter camminare, e poi avete gli ultimi quattro pianeti, che sono i famosi giganti gassosi: Giove, pianeta più grande del sistema solare, Saturno con suoi tipici anelli, Urano e Nettuno.
Ecco, però il sistema solare non si riduce al sole e ai pianeti che gli orbitano intorno, in realtà sarebbe parecchio riduttivo. Perché? Beh, i pianeti da qualche parte devono essersi formati. In effetti nel sistema solare in orbita intorno al sole ci sono ancora tutta una miriade di corpi, centinaia di migliaia di corpi, cosiddetti corpi minori, asteroidi e comete, che rappresentano il materiale che è avanzato dal processo di formazione planetaria avvenuto 5 miliardi di anni fa. Quindi studiare gli asteroidi, studiare le comete, vuol dire andare a cercare di capire com'era il sistema solare 5 miliardi di anni fa e come si è evoluto nel frattempo. Ecco, in realtà il nostro sistema solare non è fatto così. Questa è una diapositiva che vi fa vedere le proporzioni relative, ma non vi fa capire le reali distanze tra i pianeti e il Sole, non vi fa capire qual è la struttura del sistema solare. In realtà la struttura del nostro sistema è rappresentata meglio da questo disegno, da questo schema che vi fa vedere come è fatto il sistema solare. Il Sole al centro, e poi vedete ci sono le orbite via via sempre più distanti, ok? La prima è Mercurio, Venere, la Terra, questa fascia rosa è la fascia principale degli asteroidi, dove avete circa 1 milione di asteroidi, quindi oggetti con un diametro compreso fra pochi metri e diverse centinaia di chilometri, fatti di, per lo più di roccia, ma anche di ghiaccio d'acqua, che sono proprio il residuo della formazione dei pianeti. Poi avete l'orbita di Giove, con le sue nubi di asteroidi satelliti, avete l'orbita di Saturno, l'orbita di Urano e l'orbita di Nettuno. Ecco, e già da questo disegno le orbite sono in scala, quindi potete vedere che progressivamente, man mano che va allontanato dal Sole, i pianeti hanno orbite sempre più ampie. Ovviamente più il pianeta è vicino, più il periodo orbitale è breve, quindi Mercurio fa un giro attorno al Sole in 88 giorni, la Terra in 365, Giove impiega 12 anni a fare un giro attorno al Sole, Saturno ne impiega 30, Urano 84, ok? Quindi Nettuno 160. Quindi man mano che va allontanato dal Sole, il corpo si muove più lentamente, la distanza da percorrere, la circonferenza che deve percorrere attorno al Sole diventa sempre più ampia, e quindi il periodo orbitale, l'anno del pianeta, aumenta in modo considerevole. Però notate che il sistema solare è piatto, cioè grosso modo tutte le orbite dei pianeti di cui io vi ho parlato adesso sono orbite che giacciono sullo stesso piano, il piano dell'eclittica, il piano dell'orbita terrestre, ok? Ecco, questa è, diciamo, la rappresentazione del sistema solare che potete trovare sui libri di scuola o nei libri di astronomia un po' semplici. In realtà il nostro sistema solare è molto più complesso. Quindi prima di parlarvi di Haumea, della importante scoperta che è stata fatta, dobbiamo cercare di capire meglio come è fatto il nostro sistema solare. Ecco, questa rappresentazione del sistema solare è una rappresentazione che termina con l'orbita di Nettuno. In realtà gli astronomi si sono sempre chiesti, ma cosa c'è dopo Nettuno? Nettuno è il pianeta più distante dal Sole, impiega 164 anni a fare un giro, e dista circa 30 volte la distanza Terra-Sole, che gli astronomi utilizzano come unità di misura. Nel sistema solare, per misurare la distanza fra i corpi, non si usano i chilometri, è un'unità di misura troppo piccola il chilometro, i numeri sarebbero troppo grandi anche da proprio solo pronunciare. Quindi, fatta una la distanza Terra-Sole, che vale 150 milioni di chilometri, nel gergo degli astronomi, che è abbastanza facile da assimilare, Nettuno è a 30 unità astronomiche dal Sole. Ecco, gli astronomi si sono sempre chiesti, ma cosa c'è oltre Nettuno? C'è qualcos'altro? E anche perché prima del 1900 gli astronomi avevano osservato che le orbite di Urano e Nettuno non seguivano proprio la legge di gravità di Newton, c'erano dei piccoli scostamenti, e quindi avevano pensato che esistesse oltre Nettuno un ulteriore pianeta in grado, con la sua forza di gravità, di perturbare le orbite degli ultimi due pianeti conosciuti del sistema solare. Ed è per questo motivo che all'inizio del 1900 diversi osservatori astronomici vanno alla ricerca di quello che all'epoca era noto come l'ipotetico nono pianeta del sistema solare. E questo
pianeta, del nono pianeta del sistema solare, viene scoperto il 18 febbraio 1930 dagli Stati Uniti, dall'osservatorio di Flagstaff in Arizona, fondato dal miliardario Percival Lowell. Lui l'aveva fondato in realtà per osservare il pianeta Marte, perché era interessato alla faccenda dei canali di Marte, dei marziani, eccetera, eccetera. Poi, quando si capì che effettivamente i canali erano un'illusione ottica, diciamo, l'osservatorio cambiò un pochino il target di studio, e in parte il tempo degli astronomi di questa struttura è un osservatorio privato, non statale, okay? Quindi fu fondato per un preciso scopo e continua tuttora ad andare avanti come osservatorio privato. Ecco, cercare un nuovo pianeta non è banale, specie se questo oggetto è invisibile a occhio nudo. Allora cosa ci vuole? Ci vuole un telescopio, questo è il telescopio utilizzato proprio per la scoperta di Plutone, come sarà poi chiamato il nono pianeta, un diametro di 33 cm. Vedete questo signore, questo è Clayton Bowe, astronomo 24enne, che venne esplicitamente assunto all'osservatorio per fare solo questo lavoro, perché era un lavoro pesante. Allora, ovviamente già Urano e Nettuno sono invisibili a occhio nudo, quindi se questo pianeta doveva esistere, doveva essere assolutamente invisibile a occhio nudo, se no l'avrebbero già scoperto. Quindi cosa occorre fare? Puntare il telescopio lungo il piano dell'eclittica, quindi dove si trovano gli altri pianeti, fare foto di pezzi di cielo e poi a distanza di tempo rifotografare la stessa zona di cielo per vedere se nel frattempo qualcosina si è spostato, qualche debole punto di luce si è spostato. E quindi cosa bisogna fare? Di notte si fotografa, guardate questa qui che tiene in mano una lastra fotografica, d'accordo? Quindi di notte si fotografa il telescopio, si sviluppano le lastre e poi di giorno si confrontano le lastre dello stesso campo stellare ripreso a date diverse per vedere se c'è qualcosa di diverso. Ecco, quindi un lavoro pesante, per questo che avevano assunto proprio Clayton Bowe per fare solo ed esclusivamente questo lavoro. Peraltro un lavoro impegnativo, ma che non è che richieda chissà quali, diciamo, specializzazioni, eccetera, e quindi era adatto per essere portato avanti da un giovane astronomo come era appunto Clayton Bowe all'epoca. Beh, la sua ricerca ha successo dopo 6 mesi l'inizio delle osservazioni, e queste sono le 2 immagini da cui Tombo scoprì il 18 febbraio 1930 l'esistenza del nono pianeta. Guardate, è indicato da questa freccia, vedete questa freccia e questa freccia e questa freccia. Si fa fatica a vedere che c'è un puntino di luce che si è spostato nel campo stellare. Vedete, queste 2 stelle sono le stesse, il puntino passa da qui, questa è una immagine del 23 gennaio, il 29 gennaio è passato in mezzo a queste 2 stelle ed è qui. Quindi ha fatto questo pezzettino piccolissimo in cielo. Ovviamente non è che potete guardare le 2 lastre a occhio e dire ah sì, questo si è spostato. Tombo utilizzò uno strumento apposito, uno strumento meccanico che faceva vedere rapidamente le 2 lastre all'occhio in modo tale che le eventuali differenze risaltassero immediatamente. Ecco, dopo la scoperta, ovviamente grandi titoli sui giornali: scoperto il nono pianeta del sistema solare, l'osservatorio Lowell trova il nuovo pianeta, la scoperta scientifica del secolo. Okay? Ecco, tuttavia ci si accorse subito che Plutone non poteva essere il pianeta perturbatore di Urano e Nettuno per 2 semplicissimi motivi. Era troppo piccolo, gli astronomi dell'epoca, pur usando i maggiori telescopi del tempo, non riuscirono a misurarne il diametro, ok? Quindi voleva dire che era davvero piccolo. E soprattutto aveva una stranissima orbita. Vi ho detto prima, le orbite dei pianeti del sistema solare giacciono sullo stesso piano, le potete disegnare su un foglio di carta. In realtà l'orbita di Plutone, vedete, è questa qui, che è inclinatissima, è inclinata di ben 17 gradi sul piano dell'eclittica, ed è anche molto eccentrica, molto allungata, mentre invece le orbite dei pianeti sono praticamente delle circonferenze, hanno una piccola eccentricità, ma sono praticamente circolari. Quindi subito nel 1930 gli astronomi si resero conto che questo non poteva essere il pianeta perturbatore di Urano e Nettuno, e non riuscivano nemmeno a capire come nel sistema solare potesse essere nato un oggetto così strano, con quest'orbita inclinata, molto allungata. E questo rimase un mistero per decenni, d'accordo? Solo
nel 1992 si riuscì a capire come stavano effettivamente le cose. In effetti, misurando poi le dimensioni di Plutone, ci si rese conto che non era grande come la Terra, non era 10 volte la Terra, era molto molto più piccola, addirittura più piccola della nostra Luna. Qui vedete un confronto tra le dimensioni della nostra Luna, che è 3500 km di diametro, e Plutone, vedete, è sensibilmente più piccolo. Ok? Nonostante questa stranezza che non si riusciva a spiegare, nonostante questo piccolo diametro, Plutone comunque venne annoverato fra i pianeti del Sistema Solare senza nessun problema. Di lui non si sapeva praticamente niente fino a questa data, il 14 luglio 2015, quando la prima sonda lanciato dalla NASA una decina di anni prima, la New Horizon, riuscì finalmente a fare un passaggio ravvicinato su Plutone, lo osservò per poche ore per poi continuare la sua uscita dal Sistema Solare e riuscì a rivelare il vero aspetto di Plutone. Okay, perché vi parlo di Plutone con Eumea? Perché Plutone e Eumea sono in un certo senso imparentati, quindi conoscere Plutone ci aiuta anche a capire come è fatto Eumea. Ecco, questa è un'immagine, questo è il colore reale di Plutone che potrebbero vedere i nostri occhi se potessero vederlo. Qui siamo a 6 miliardi di chilometri dal Sole, d'accordo? Siamo a 40 unità astronomiche dal Sole, siamo 10 unità astronomiche oltre Nettuno, 1,5 miliardi di chilometri oltre l'orbita di Nettuno, quindi siamo verso i confini del nostro sistema solare. E guardate le cose incredibili che sono state scoperte. Innanzitutto, vedete, ci sono tanti crateri da impatto, un pochino come la nostra Luna, ma Plutone è un mondo che è fatto sia da roccia che da ghiaccio, e in particolare ghiaccio d'acqua, ma anche ghiaccio d'azoto, perché la temperatura è veramente bassissima. Siamo attorno ai meno 220 sotto zero, d'accordo? E a quelle temperature anche il nostro ghiaccio d'acqua ha la stessa resistenza del ferro, ci potreste costruire un'intera città di grattacieli con il ghiaccio d'acqua di Plutone. Ma su Plutone c'è ben di più del ghiaccio d'acqua. Guardate questa pianura liscia, che è stata una delle scoperte più incredibili e inattese della New Horizon. Questa pianura liscia in realtà è un mare di azoto ghiacciato, che a quella temperatura non è proprio solido, ma fluisce lentamente, d'accordo? Su cui galleggiano degli iceberg di ghiaccio d'acqua. Quindi delle cose incredibili che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare a 6 miliardi di chilometri dal Sole. Cioè, Plutone, anche se piccolo, è veramente un mondo con una sua dinamica, con una sua geologia, una sua atmosfera. Qui vedete questa incredibile immagine dell'atmosfera di Plutone, vedete qui tutti gli strati dell'atmosfera e queste cose biancastre che ci galleggiano, che sono delle nubi nell'atmosfera di Plutone molto probabilmente. E quando la New Horizon si è allontanata da Plutone, allontanandosi verso l'esterno del Sistema Solare, ha guardato indietro e ha scattato questa foto, il Sole dietro Plutone, e quindi si vede l'anello atmosferico attorno a Plutone. Plutone ha una tenue atmosfera fatta di azoto, metano, eccetera, molto rarefatta, ma comunque sufficiente per diffondere la luce del Sole. Ed è passata un po' alla storia questa frase di Alan Stern, che è il principal investigator, quindi il ricercatore responsabile dei risultati scientifici della New Horizon, che ha detto: chi si sarebbe aspettato un cielo blu nella fascia di Kuiper? Ma che cos'è la fascia di Kuiper? Beh, vi ricordate? Vi ho detto, solo dal 1992 si è capito perché Plutone era così strano, perché quell'orbita allungata, perché quell'orbita inclinata. Beh, perché si è capito, si è visto, si è scoperto che Plutone non era da solo. Cioè, oltre Nettuno, dal 1992 in poi, sono stati scoperti altri corpi celesti, un'altra fascia asteroidale. Ok? Non c'è solo la fascia asteroidale tra Marte e Giove, che vi ho fatto vedere nel disegno all'inizio, ma in realtà c'è tutta una fascia asteroidale esterna all'orbita di Nettuno. E i corpi di questa fascia vengono genericamente indicati come transnettuniani. E il primo è stato scoperto proprio nel 1992, ha questo nome un po' strano, 1992 TB1, lo vedete qui, un piccolo puntino di luce che si muove lentamente in cielo. Nel 1992 gli astronomi, utilizzando telescopi più grandi,
dispositivi molto più sensibili delle lastre fotografiche che abbiamo utilizzato con voi, utilizzando le cosiddette camere CCD, riuscirono a capire che Plutone non era da solo, ma era all'interno di una fascia asteroidale esterna fatta di corpi talmente lontani dal Sole e per tutto un po' piccoli, che con telescopi un po' meno sofisticati, con tecniche fotografiche meno avanzate, sarebbe stato impossibile scoprire. Ecco perché solo dal 1992 si è riusciti a capire un pochino meglio come fatto, cosa c'è al di là dell'orbita di Nettuno, quindi a capire come è fatto il nostro sistema solare nei suoi confini più estremi. E ovviamente le scoperte si sono succedute. Adesso sono noti 2200 corpi in totale, ce ne sono molti di più, centinaia di migliaia che aspettano di essere scoperti, ma alcuni corpi molto importanti magari li avete sentiti nominare: Sedna, scoperto nel 2003, scoperto a 86 unità astronomiche dal Sole, all'epoca è stato il corpo più distante mai scoperto nel Sistema Solare. E fu scoperto da un ricercatore dell'osservatorio di Monte Palomar. Monte Palomar, vi ricordate, per decenni ha ospitato il telescopio più grande del mondo, il famoso 5 metri di Monte Palomar, chi non l'ha mai sentito nominare. Ecco, e il ricercatore responsabile è un signore che si chiama Michael Brown, che tornerà anche nella storia che vi racconterò su Aumea. Altra importantissima scoperta è il secondo Plutone, oltre Nettuno. Non c'è solo Plutone come corpo di 2300 km di diametro, ma nel 2005 Michael Brown e il suo team, sempre da Monte Palomar, scoprono un altro pianeta nano di dimensioni praticamente uguali a Plutone, che viene chiamato Eris. Okay? Ha un grosso satellite di Sinomia, ve lo vedete qui, questa freccia, e Eris gira attorno al Sole impiegando 558 anni, quindi orbita su un'orbita un po' più grande di quella di Plutone, che invece impiega a fare un giro attorno al Sole 248 anni. Quindi vedete che man mano, diciamo dal 1992 in poi, la fascia di Kuiper si popola di corpi, al momento sono 2200, e qui potete vedere i più grandi, ovviamente Plutone, che a questo punto non è più un pianeta, capite? Perché Plutone non è da solo nello spazio oltre Nettuno, ci sono tanti altri corpi simili a lui, più o meno su orbite analoghe, e quindi da pianeta che era, nel 2006 viene riclassificato pianeta nano, ok? Quindi Plutone è passato da pianeta a pianeta nano non perché fosse piccolo, ma perché non è unico nella zona di spazio in cui sta orbitando. Ci sono altri oggetti di dimensioni simili, come ad esempio Eris, e vedete qui, cerchiamo di rosso, Aumea, di cui vi parlerò tra poco. Ecco, quindi qual è la rappresentazione del nostro sistema solare rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio? Beh, qui ci sono i vari pianeti, questa è l'orbita di Nettuno, la rappresentazione dell'inizio si fermava lì. In realtà, oltre l'orbita di Nettuno, c'è la famosa fascia di Edgeworth-Kuiper, una fascia asteroidale esterna che ospita corpi anche di grosse dimensioni. Lì, in quella fascia, ci sono quattro pianeti nani, che sono appunto Plutone, Eris, Aumea e Makemake. L'altro pianeta nano, in realtà nel sistema solare ce ne sono cinque, è Cerere, che però si trova nella fascia principale fra Marte e Giove. Quindi, questa fascia asteroidale contiene i corpi più antichi del Sistema Solare, quelli da cui si sono formati i giganti gassosi, i corpi che hanno dato origine alle comete, e quindi è una zona del Sistema Solare molto interessante, anche perché essendo esterna all'orbita di Nettuno non è stata perturbata tantissimo dai pianeti, e quindi ci può raccontare com'era il Sistema Solare primitivo di 5 miliardi di anni fa e come si è evoluto. E come vedremo, ci può dire se nel Sistema Solare esistono altri pianeti veri, non pianeti nani come Plutone, oltre l'orbita di Nettuno, perché il problema è rimasto aperto. Con la scoperta di Plutone non è che hanno detto, bah, vabbè, lasciamo perdere, i pianeti ulteriori a Nettuno nel Sistema Solare non ce ne sono. In realtà la cosa è tuttora aperta. Dopo, nelle ultime due slide, poi vi racconterò come stanno le cose.
Per completezza vi dico che oltre alla fascia di Kuiper il sistema solare è immersa in quella che viene chiamata la nube di Oort, che è un'immensa nube di nuclei cometari, quindi di oggetti di una decina di chilometri di diametro, che arrivano ad una distanza dal Sole di circa 100.000 unità astronomiche, grosso modo un anno luce e mezzo, ok? Quindi il sistema solare è immerso all'interno di questa nube sferica di comete, che non, diciamo, non è mai stata osservata direttamente, però dall'osservazione delle comete che passano vicino al Sole si può dedurre l'esistenza effettivamente di questa nube sferoidale che contiene decine di miliardi di nuclei cometari che circonda l'intero sistema solare. Ma a noi adesso interessa la fascia di Kuiper e ci interessa capire come si possono studiare corpi distanti 7-8 miliardi di chilometri dal Sole, corpi che hanno diametri di 2.000-3.000 chilometri, ok? Tenete conto, Plutone ha un diametro di 2.300 chilometri. È ovvio che non si può mandare una sonda New Horizon ogni anno per esplorare ciascun pianeta nano del sistema solare, non si può organizzare, cioè sarebbe bello se si potesse fare, ma i fondi sono quelli che sono, ok? Quindi la NASA non lancia tutti gli anni una sonda, una verso Haumea, una verso Milky Way, una verso Eris, sarebbe una verso Sedna, che sarebbe davvero molto interessante. Non si può fare per problemi di costi, d'accordo? Quindi gli astronomi devono ricorrere a tecniche indirette, ma molto potenti, che da Terra permettono in parte di scoprire delle cose che normalmente, se osservate al telescopio, non vi direbbero niente. Okay? Quindi in un certo senso si va oltre il telescopio. Voi sapete che il telescopio è lo strumento principe degli astronomi, d'accordo? E uno si immagina, va bene, appunto il telescopio verso Haumea, lo fotografo e vedo tutto quello che c'è da vedere. In realtà è falso, perché Haumea è un corpo abbastanza piccolo, ma poi vedremo le dimensioni, non vi voglio anticipare niente, ma comunque distante 7 miliardi e mezzo di chilometri dal Sole. Anche usando il telescopio spaziale avete difficoltà a distinguere la struttura di Haumea, capire come è fatto, quindi dovete ricorrere a tecniche alternative. Dovete ricorrere a quello che io chiamo il microscopio dell'astronomo, che in realtà non è un microscopio, ma è la tecnica delle occultazioni stellari. In cosa consiste? Beh, io voglio vedere come è fatto un corpo, ad esempio la sua forma, quanto è grande, se è deformato, schiacciato, se assomiglia a un pallone da rugby, se invece è bello sferico. Allora cosa faccio? Aspetto che questo corpo, che qui è identificato come un asteroide blu nel disegno, aspetto che questo corpo passi davanti a una stella che si può trovare a decine, centinaia, migliaia di anni luce di distanza. La luce della stella arriva con tutti i suoi raggi paralleli e l'asteroide, quando si para tra noi e la stella, proietta la sua ombra sulla Terra. Se io riesco a ricostruire la forma dell'ombra dell'asteroide mentre percorre la superficie terrestre, posso risalire alla forma dell'asteroide che ha provocato quell'ombra. È un microscopio potentissimo studiare l'ombra dell'asteroide perché mi permette di distinguere dettagli che non potreste ottenere in nessun altro modo. Ok? Quindi fate conto, dopo ve lo dirò, ma ve lo anticipo adesso, su Haumea, utilizzando il telescopio dell'osservatorio della Valle d'Aosta, un corpo distante 7 miliardi e mezzo di chilometri dal Sole, quindi dalla Terra, potevo distinguere dimensioni dell'ordine di 150 chilometri, ok? Quindi potevo vedere dettagli piccolissimi proprio grazie a questa tecnica delle occultazioni stellari. Quindi guardare, studiare l'ombra che l'asteroide, il pianeta nano, proietta sulla Terra vi permette di risalire con grandissima precisione alla forma di questo oggetto. Quindi il problema è un po' simile a questo qui. Immaginate di essere sulle colline, che ne so, di Genova, ad esempio, al crepuscolo, al buio, e di osservare un lampione della città distante, che so, 10 km.
E ovviamente vedete solo la luce del lampione. E in effetti però attorno al lampione c'è un operaio vestito di nero che ci sta lavorando accanto. Voi non potete vedere l'operaio, d'accordo? Però potete rilevare la sua presenza quando lui si frappone fra voi e il lampione e quindi vi proietta contro la sua ombra. E quindi potete dire c'è qualcosa che nasconde la luce del lampione che va e viene, si sposta, e quindi potete dire c'è qualcosa di strano attorno a quel lampione, ok? O comunque fra me e il lampione. Okay. Il problema è esattamente lo stesso, solo che dovete conoscere esattamente la traiettoria che il pianeta nano seguirà in cielo, perché sono in orbita attorno al Sole, anche la Terra è in orbita attorno al Sole, quindi si tratta di beccare l'orbita del pianeta nano mentre si proietta sulla Terra in quella manciata di secondi in cui l'allineamento stella-pianeta nano-Terra è esattamente su una linea retta. Ok? Sono proprio manciate di secondi, perché la velocità dell'ombra sulla superficie terrestre è dell'ordine dei 15 km al secondo, e quindi in pochi minuti può percorrere tutto il diametro terrestre e quindi perdersi nello spazio. Quindi avete a disposizione solamente una manciata di secondi, e non solo, ma a seconda della vostra posizione all'interno dell'ombra che viene proiettata sulla superficie terrestre, potete campionare zone diverse del vostro pianeta nano, perché se siete ai margini dell'ombra potete misurare il tempo che impiega la stella a sparire qui e riapparire qui, e quindi misurerete questa corda. Se invece siete qui, allora il tempo di occultazione è maggiore, se siete qui invece torna a essere più breve. E quindi in pratica cosa vuol dire? Che se io ho diversi osservatori che sono posti in diversi punti della superficie terrestre, quando arriva l'ombra del pianeta nano e passa su questi osservatori, la durata dell'occultazione della stella dipende dalla distanza fra il centro dell'ombra e l'osservatore, ok? Quindi se ogni osservatore mi misura per quanto tempo si occulta la stella, mettendo insieme i tempi dell'occultazione, io posso ricostruire la forma geometrica del mio pianeta nano, senza averlo mai visto, ma semplicemente misurando il tempo per cui la stella resta occultata durante il passaggio del pianeta nano di fronte a lei. Ok? Quindi cosa è necessario? Un telescopio e un ottimo orologio, perché dovete misurare l'intervallo di tempo dell'occultazione, che dura pochi secondi. Quindi questo è il principio che è stato utilizzato per la scoperta fatta su Haumea. Beh, come è stato scoperto Haumea? Adesso cominciamo a entrare un pochino nel vivo della trattativa. Adesso abbiamo visto come è fatto il sistema solare esterno, come è stato scoperto Plutone, che Haumea è un membro della fascia di Kuiper assieme a Plutone. Abbiamo visto qual è il metodo che viene usato dagli astronomi, okay? E adesso cerchiamo un pochino di capire chi ha scoperto Haumea e soprattutto cosa si sapeva di Haumea prima del 21 gennaio 2017, data dell'occultazione, data in cui Haumea per la prima volta è passato davanti a una stella e quindi è stato possibile utilizzare il microscopio dell'astronomo. Beh, la scoperta di Haumea in realtà è controversa. Perché? Ci hanno litigato in due. Michael Brown, lo scopritore di CERN e di Eris, che abbiamo già visto, e José Luis Ortiz. Ma Brown lavora all'osservatorio di Monte Palomar, Ortiz invece all'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia, quindi in Spagna, okay? Quindi un gruppo statunitense e un gruppo europeo, entrambi interessati all'esistenza di oggetti oltre l'orbita di Nettuno, quindi entrambi in grado di fotografare il cielo alla ricerca di deboli puntini che si muovono sullo sfondo delle stelle. Ecco, Brown scopre su immagini vecchie del 2003 l'esistenza di Haumea, okay? E invece di diciamo di darle subito alla scoperta, viene lì le cose per sé, okay? Perché vuole studiare con cura l'orbita, nel frattempo aveva già scoperto due satelliti di Haumea che dopo vedremo, insomma tiene i risultati nel cassetto perché vuole accumulare abbastanza dati prima di fare la pubblicazione, okay? Ecco, tirando per le lunghe si arriva al 20 luglio 2005.
dove Brown annuncia che a settembre terrà una conferenza su delle scoperte fatte oltre l'orbita di Nettuno. Poi questa conferenza parlerà della scoperta di Eris, di Mailmaker, però non dice esattamente di che cosa parlerà e soprattutto ovviamente l'oggetto di cui Haumea si chiamava ancora con una sigla alfanumerica data dal film di Brown per identificarlo, non aveva ancora un nome, okay? La scoperta non era ancora ufficiale. Ecco, il 27 luglio, la settimana dopo, 2005 sempre, che succede? Orbitz e il suo team inviano al Manor Planet Center negli Stati Uniti, all'Università di Harvard, la segnalazione della scoperta di un nuovo oggetto transnettuniano. Ok? Il giorno dopo mandano delle altre osservazioni, il 29 esce quella che si chiama una Minor Planet Circular, dove viene ufficializzata la scoperta di questo nuovo oggetto transnettuniano. Il caso vuole che l'oggetto transnettuniano scoperto e fatto battezzare ufficialmente da Ortiz fosse la Haumea in incognito di cui Brown voleva parlare il mese dopo, due mesi dopo, ok? Quindi Brown inizialmente la prende bene, mi fa complimenti, sai, ci stavamo lavorando anche noi da anni, abbiamo già scoperto due satelliti, ma bravo. Dopodiché ci ripensa e dice, beh, ma forse, aspetta, com'è che è possibile che tu, io il 20 luglio dico che farò una conferenza e tu il 27 luglio mandi gli osservatori del Minor Planet Center? Ma che bravo che sei stato, non è che per caso hai guardato il log dell'osservatorio di Monte Palomar dove io avevo programmato ulteriori osservazioni e si è andato a vedere dove sarebbe stato puntato il telescopio? In effetti Ortiz ha fatto quello, cioè è andato a vedere il log dell'osservatorio di Monte Palomar, però nel log, cioè nell'elenco delle osservazioni che verranno fatte, non ci sono le coordinate del corpo celeste, quindi sarebbe stato impossibile puntare il telescopio spagnolo per soffiare la scoperta. Però insomma nacque una controversia, ok? Del tipo tu mi hai rubato in qualche modo le coordinate, ho le prove, bla bla bla. Alla fine l'Unione Astronomica Internazionale decide, in modo un po' salomonico, vabbè, il team di Brown darà il nome al corpo celeste, ma la scoperta è del team di Ortiz, ok? E quindi nasce Haumea. Haumea è la dea delle fertilità dell'isola di Hawaii, semplicemente, è un nome mitologico. Ha un'orbita molto inclinata sul piano dell'eclittica, il piano dell'orbita terrestre, di 28 gradi, ha un periodo orbitale che è una quarantina d'anni superiore a quello di Plutone, che è 284 anni, e nella sua orbita, che è ellittica, alla minima distanza dal Sole arriva a 35 unità astronomiche, quindi 5 unità astronomiche più distanti di Nettuno dal Sole, mentre invece nel punto più distante arriva a 51 unità astronomiche. L'occultazione del 21 gennaio 2017 è capitata quando Haumea era praticamente alla massima distanza dal Sole, quindi a 7 miliardi e mezzo di chilometri di distanza. Ovviamente un posto piuttosto freddo, perché lì siete davvero molto distanti dal Sole, siete almeno 220 sotto zero. E prima del gennaio 2017 la rappresentazione di Haumea, questa è una rappresentazione pittorica, nessuno è mai stato su Haumea per poter dire come è fatto, non c'è stata nessuna sonda, d'accordo? E vedete questo oggetto oblungo, in effetti ha una massa che era stimato un terzo di Plutone, una superficie ricoperta di ghiaccio con una riflettività del 70%, quindi molto bianca, e questa strana forma ellissoidale a pallone di rugby con dimensioni, l'asse maggiore circa 2000 km, 1500 quello trasverso e circa 1000 il terzo asse, quindi fate conto un pallone da rugby un pochino schiacciato, ok? Un paio di satelliti, Iaka e Nemaka, che sono due dei figli della divinità hawaiana, e non si sapeva se c'era atmosfera oppure no, e soprattutto non si riusciva a capire ma perché questa strana forma allungata. Beh, una ragione poteva essere perché il periodo di rotazione di questo oggetto è di solo 4 ore
E quindi se voi imprimete da un corpo una rotazione molto veloce, questo comincia ad appiattirsi, ad allargarsi all'equatore, e se la rotazione subito supera un certo limite, invece di essere una fettella, diventa un ellissoide di rotazione, quindi un pallone da rete. Ecco, questo era quello che si sapeva di Haumea, e si era capito anche un'altra cosa però, che sulla superficie doveva esistere una macchia di colore più scuro rispetto alla superficie biancastra ricoperta di ghiaccio. Come hanno fatto a capire che c'era una macchia senza poter vedere la superficie di questo oggetto? Beh, semplicemente studiando la cosiddetta curva di luce. Cioè, voi avete un oggetto allungato che ruota attorno al proprio asse. Allora, voi siete sulla Terra a 7 miliardi e mezzo di chilometri di distanza e con il vostro telescopio misurate la luce riflessa verso di voi da Haumea. Allora, è chiaro che quando l'oggetto vi presenta diciamo la faccia maggiore, allora riflette tantissima luce, poi gira su se stesso e vi presenta la faccia minore, quindi riflette meno luce, e poi torna all'altra faccia e così via. Quindi la variazione luminosa di Haumea è diciamo una curva con due gobbe, d'accordo? Due massimi e due minimi. Ecco, questa curva, gli astronomi si erano accorti che la sua forma cambiava a seconda del colore che usavate. Quindi se usavate un filtro verde aveva una certa forma, se usavate un filtro rosso ne aveva un'altra. E allora vuol dire che ci deve essere qualcosa sulla superficie, una macchia colorata, che cambia la modalità di riflessione della luce solare da parte di Haumea. E da qui proprio la deduzione che sulla superficie di questo remoto pianeta nano doveva esserci qualcosa di scuro. Ecco, questa non è una foto, questo è un disegno di come potrebbe essere Haumea visto da uno dei suoi due satelliti, d'accordo? Ecco, quello era quello che si sapeva prima di questa data, quindi 21 gennaio 2017 alle 3 ore di Greenwich, che erano le 4 del nostro orologio, quindi in pieno inverno, ok? E l'evento dell'occultazione con una durata di 113 secondi. Dove sarebbe passata l'ombra di Haumea sulla superficie terrestre? Beh, ve lo fa vedere questo disegno. Vedete, qui c'è l'Italia, questa è l'Europa, e queste due righe parallele sono il percorso dell'ombra di Haumea sulla superficie della Terra. Quindi vedete, sarebbe entrato qui nel Golfo del Leone, sarebbe passato sul deserto del Sahara, avrebbe attraversato il Mediterraneo e avrebbe impreso in pieno l'Italia e l'Europa centrale. Quindi, visto che anche la stella che Haumea avrebbe occultato era abbastanza luminosa, questa era un'occasione unica per determinare per la prima volta la reale forma di Haumea, le reali sue dimensioni. Magari poteva essere presente un'atmosfera, potevano essere presenti altri satelliti, quindi era una ghiottissima occasione per usare il microscopio delle occultazioni stellari per esaminare per la prima volta al mondo un pianeta nano che nessuno aveva mai, diciamo, esplorato nel modo dovuto. Quindi Ortiz, lo scopritore di Haumea ufficiale, ha organizzato una campagna di osservazioni internazionali mettendo insieme un network di osservatori, di osservatori astronomici, distribuiti un po' in tutta Italia, in modo tale che al passaggio dell'ombra di Haumea ciascun osservatore avrebbe misurato il tempo per cui la stella sarebbe sparita dietro Haumea, e in questo modo, mettendo insieme tutti i tempi delle occultazioni, si sarebbe potuto ricostruire per la prima volta la forma reale del corpo con un'ottima precisione, si sarebbe potuto vedere se c'erano altri satelliti oltre ai due già conosciuti, si sarebbe potuto vedere se c'era un'atmosfera. Perché le atmosfere saltano fuori? Perché quando la stella sta per essere occultata dal corpo solido di Haumea, si immerge dentro l'atmosfera, un pochino come quando il sole tramonta. Quando è alto in cielo, il sole è bello brillante da fastidio agli occhi. Man mano che si abbassa sull'orizzonte, allora la sua luce diventa sempre più flebile, perché l'atmosfera sta assorbendo tantissima la luce solare. E a un certo momento, quando è proprio sul pelo dell'acqua, la luce del sole è talmente attenuata che certe volte si può vedere a occhio nudo senza problemi. Con le occultazioni stellari funziona un po' allo stesso modo: man mano che la stella si avvicina alla superficie del corpo solido, si immerge sempre più nell'atmosfera, se c'è, la sua luce viene assorbita e quindi la luce della stella comincia ad attenuarsi
prima di arrivare, prima di scadere completamente quando intercetta la parte solida del pianeta nano. Quindi vedete che è uno strumento potentissimo quello dell'occultazione stellare. Ecco, e ovviamente anche noi all'osservatorio, anch'io all'osservatorio della Valle d'Aosta ho aderito, perché era veramente un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Era la prima volta che era prevista un'occultazione di Haumea con una stella abbastanza brillante tale da passare sull'Europa, quindi facilmente osservabile. Ecco, questa è la foto dell'osservatorio che vi fa vedere un po' la struttura, ma soprattutto vi mostra la cupola del telescopio principale, ok? Che è un telescopio da 81 cm di diametro e che io utilizzo per la ricerca fotometrica sugli asteroidi, sui nani particolari, i nani rare, ma che ho, diciamo, impiegato molto volentieri per l'osservazione di questo rarissimo fenomeno. Ovviamente nessun astronomo osserva più mettendo l'occhio all'oculare del telescopio. Avete visto prima Pompone nel 1930 se ne andava in giro con la sua gigantesca lastra fotografica. Noi per fortuna non usiamo più le lastre fotografiche, ma abbiamo qui una camera CCD, una camera fotografica digitale specifica per astronomia estremamente sensibile, quindi in grado di raccogliere la luce in brevissimo tempo. Ovviamente non è che state qui vicino al telescopio a fare le belle statuine, il telescopio è controllato in remoto da un computer e quindi voi effettivamente lavorate in collegamento con la camera CCD e il sistema di puntamento del telescopio, lavorate dalla cosiddetta sala di controllo, ok? Quindi il telescopio fuori a meno 15, voi siete, diciamo, in ambienti più confortevoli a più 20. Ecco, ovviamente quando dovete osservare un rarissimo fenomeno, cos'è che vi preoccupa? Non devo fare errori, perché se sbaglio proprio in quei 113 secondi, butto all'aria tutto il lavoro, non raccolgo dati e sono fritto. Ecco, allora, il 18 gennaio, tre giorni prima dell'occultazione, alle 4 di notte, l'astronomo certe volte ha degli orari incredibili, punto il telescopio principale verso il campo stellare dove si trova la stella che sarà occultata da Haumea. Questa è la stella che tre giorni dopo verrà occultata da Haumea, e questa Haumea che lentamente si sta avvicinando prospetticamente, ovviamente la stella in realtà è distante centinaia di anni luce, però prospetticamente in cielo Haumea si sta man mano allineando con la stella. Okay? Vedete che bisogna conoscere davvero con precisione la posizione della stella in cielo e il cammino dell'asteroide del pianeta nano in cielo per calcolare con precisione di pochi minuti quando effettivamente ci sarà l'occultazione. E in effetti per la posizione della stella venne utilizzato il catalogo del satellite Gaia. Il satellite Gaia, magari l'avete sentito nominare, la missione dell'ESA che sta cercando di mappare una parte della nostra galassia, quindi di misurare la distanza, la posizione, la luminosità di circa 1,5 miliardi di stelle. Ecco, questo quindi è un catalogo modernissimo, precisissimo, e per predire l'occultazione la posizione della stella venne presa proprio dal catalogo Gaia, dalla prima release all'epoca. Ecco, qui siamo a Haumea, vedete, è abbastanza ben visibile all'interno di questo quadratino rosso, era alla distanza di 50.000 astronomiche, quindi 7,5 miliardi di chilometri dal Sole. Dopodiché arriva la fatidica sera dell'occultazione. E allora cosa si fa? Beh, si comincia a riprendere immagini, avevo scelto un tempo di esposizione di 10 secondi e sono andato avanti da mezz'ora prima a mezz'ora dopo l'evento previsto, ok? In modo tale che se gli orari fossero stati un po' sballati, un po' prima, un po' dopo, comunque ci stavo dentro abbondantemente, ok? Quindi decine e decine di fotografie, ne ho accumulate 700, d'accordo? Poi ho dato in pasto queste immagini al software di misura per misurare su ogni immagine la luminosità della stella. La luminosità della stella doveva crollare istantaneamente nel momento in cui Haumea sarebbe passato davanti alla stella e doveva tornare ai valori originali una volta finita l'occultazione, ok? Quindi, per fortuna il cielo era sereno, c'era un po' di luce lunare che disturbava, ma insomma nemmeno tanto, era in fase calante. E si è lì al telescopio, siete probabilmente voi, la sala di controllo, il telescopio e l'universo che è davanti a voi. Quindi immaginate l'emozione, e questa è un po' l'animazione
quello che si sarebbe potuto vedere utilizzando una macchina del tempo. Nel senso, questo è il campo stellare e questa è una animazione della occultazione da parte di Haumea, ok? Questo ovviamente è un disegno al calcolatore, ok? Però insomma il fenomeno è di questo tipo. Vedete, Haumea passa davanti alla stella, qui ha accelerato decine, centinaia di volte, ma è tanto per farvi capire il meccanismo. Quando Haumea e la stella sono esattamente sovrapposte, allora voi siete all'interno del cono d'ombra e misurando il tempo di sparizione della stella state misurando in realtà la lunghezza della corda che state campionando. Mettendo insieme tutti i vari osservatori risalite alla forma geometrica di Haumea, ok? Il risultato fu questo. Questa è la cosiddetta curva di luce, cioè qui c'è il tempo, ok? E qui c'è la luminosità della stella. Allora, vedete che è sostanzialmente piatta. D'accordo? Quindi, niente occultazione. Cioè, l'occultazione, io ho finito di riprendere i dati alle 4 e un quarto, alle 4 e mezzo la curva di luce era pronta, niente occultazione, cioè nessuna sparizione della luce della stella. Quindi, email, Ortiz, che succede? Previsioni sbagliate? E lui mi dice, beh sì, in effetti, nei calcoli, la posizione della stella non era esattamente conosciuta con la precisione necessaria, quindi l'occultazione c'è stata sì, ma diciamo ha lasciato fuori la parte ovest dell'Italia. Qui c'è il centro dell'occultazione, questo è il limite diciamo ovest e questo è il limite est. Quindi vedete, qui ci sono segnati tutti gli altri osservatori, in totale sono stati 12 gli osservatori che hanno partecipato, ok? La Val d'Aosta, il Piemonte, e se fossi stata ad Asiago sarei stato dentro, se fossi stata a Milano, va bene, ero in Val d'Aosta, 250 km più in là, ok? Questa è la prima bad news. Uno dice, no, questo tempo, fatica, eccetera, e l'occultazione non c'è stata. È vero, però in Italia hanno partecipato diversi osservatori, oltre ad Asiago, ha partecipato anche l'osservatorio di San Marcello Pistoiese. E qui abbiamo quattro rappresentanti in prima fila, mi fa molto piacere che siano venuti. Ecco, anche loro avevano osservato l'occultazione di Haumea, ce l'avamo sentiti nei giorni precedenti per la scelta dei tempi di posa, eccetera, eccetera. In base al tempo di posa dell'immagine avete un campionamento spaziale diverso, quindi 10 secondi, 150 km. Se fate 20 secondi, al massimo potete campionare a 300 km. Diminuiti il tempo di posa e il campionamento è maggiore. Ma ovviamente se avete a disposizione un grande telescopio potete fare cose brevi, se avete a disposizione un telescopio più piccolo le pose devono aumentare di conseguenza, altrimenti la camera CCD non raccoglie abbastanza luce per poter misurare di quanto cambia la luminosità della stella. E loro, disponendo di un 60 cm, comunque avevano fatto le loro misure, ma diciamo l'elaborazione dei dati non era venuta benissimo, la curva di luce era un po' rumorosa. E quindi mi hanno mandato i dati dicendo, senti, ma tu che ti occupi di fotografia da un po', prova a vedere se riesci a tirarci fuori qualcosa, perché a noi viene rumoroso, l'occultazione non si vede, strano perché l'hanno vista da Asiago, noi insomma come longitudine siamo lì, mi sembra strano che non si riesca a vedere. E beh, ho elaborato i loro dati e con un po' di pazienza sono uscite fuori cose interessanti. Questa è la curva di luce, questo è il livello di luce della stella, ma vedete, ci sono due cose interessanti. Primo, questi due punti che si staccano nettamente, qui la luminosità della stella è diminuita drasticamente, di poco, per pochissimo tempo, ma è diminuita. E poi c'è un ulteriore calo qui che si confonde quasi con il rumore. In realtà in un primo tempo non ci si fa nemmeno tanto caso, ok? Quindi si dice, ah cavolo, sì, questi due punti effettivamente rappresentano l'occultazione di Haumea, dura poco perché noi eravamo vicini a uno dei bordi della fascia di occultazione, ma comunque sì, l'occultazione da San Marcello c'è stata. E quindi assieme a loro ovviamente contatto Ortiz, che è il PI, che è stato il PI di questa campagna di osservazione internazionale, e gli dico, guarda, abbiamo trovato sui dati di San Marcello l'occultazione che effettivamente c'è. E felicissimo
e ci ringrazia e dicendo: adesso sto aspettando che tutti gli altri osservatori mi mandino le loro osservazioni in modo tale da mettere tutti insieme e poter finalmente vedere se c'era un'atmosfera, se c'erano altri satelliti, qual è la forma di Aumea. Insomma, è lui che raccoglieva tutti i dati in modo tale da fungere da centro di raccolta ed elaborazione. Ecco, però a me era rimasto un po' l'amaro in bocca, perché, ok, non era colpa mia se la fascia di occultazione aveva lasciato fuori casualmente l'osservatorio della Valle d'Aosta, però mi sono chiesto, ma possibile che non si possa fare qualcosa di più? E effettivamente qualcosa di più si poteva fare. Perché? Allora, voi sapete che Aumea, come ho detto prima, ha ruotato in 4 ore, però poi non era noto qual era l'orientazione di Aumea nel momento dell'occultazione, ok? Poteva proiettare, che ne so, l'ombra più piccola, poteva proiettare l'ombra della faccia più grande, o poteva proiettare una situazione intermedia, ok? Quindi, per risalire alla vera forma in 3D di Aumea e non solo a quella proiettata dall'ombra, bisognava conoscere la fase rotazionale in cui si trovava al momento dell'occultazione. E come la ottenete la fase rotazionale? La ottenete se qualche giorno dopo fate la curva di luce completa di Aumea, quindi analizzate come cambia la luce di Aumea al variare della sua rotazione attorno al proprio asse. In questo modo, andando indietro, proiettando all'indietro questa osservazione nel momento dell'occultazione, riuscite a risalire a quanto era girato Aumea quando ha proiettato l'ombra sulla Terra, e quindi riuscite a risalire alla forma 3D di Aumea. E quindi è quello che ho fatto, ok? Quindi mi sono messo lì di nuovo al telescopio, io sala di controllo telescopio e Aumea, e qualche giorno dopo, il 23, quindi un paio di giorni dopo, ho osservato per 5 ore di fila per determinare tutta la variazione di luce di Aumea, quindi per determinare il periodo di rotazione, che risulta di 4 ore, come si sapeva già, ma proiettando all'indietro questa cosa, si può risalire a come era orientato Aumea quando la sua ombra è passata sulla Terra. Ho mandato i dati a Orbis, che ovviamente si è fatti salti alti così, e in effetti questi dati mancavano perché le nostre curve rotazionali erano un po' vecchiotte, e quindi meglio avere una curva di luce fresca fatta subito dopo l'occultazione. In questo modo saremo in grado di determinare esattamente come ha fatto Aumea. Quindi diciamo così che mi sono un pochino riscattato, ok, in un certo senso, quindi mi sono preso un po' una rivincita nonostante diciamo le circostanze rimassero comunque. Dopodiché, esaminando tutti i dati, Orsis e il suo team trovano una cosa incredibile, che esaminando le curve di luce c'è sì l'occultazione del corpo principale, che è sempre più lunga a seconda della posizione dell'osservatore in zona centrale, ma c'è anche un'occultazione secondaria sia prima che dopo l'occultazione principale. Ecco, qui si vede bene, c'è l'occultazione prima, c'è l'occultazione principale del corpo di Aumea, c'è l'occultazione dopo, ok? Quindi si scopre che c'è qualcos'altro che prima e dopo il passaggio dell'ombra di Aumea sulla superficie terrestre ha proiettato a sua volta l'ombra sulla superficie terrestre, ok? Quindi, e questa è stata la grande scoperta che ha permesso la pubblicazione su Nature, ok? Sulla rivista più importante dal punto di vista scientifico esistente al mondo. E questo ha rivoluzionato le conoscenze su Aumea, perché il titolo: dimensioni, forma, densità e anelli del pianeta nano Aumea da un'occultazione stellare. Quindi è stato completamente riscritto quello che si sapeva su Aumea. Che cosa sappiamo? Beh, questa è la ricostruzione del momento dell'occultazione, queste sono le varie corde di occultazione che hanno osservato diversi osservatori, ovviamente quelli che erano nella zona centrale dell'ombra hanno osservato un tempo di occultazione molto lungo, mentre invece, diciamo, gli italiani che erano proprio vicino al bordo esterno di Aumea hanno osservato sparizioni molto molto più brevi, quindi difficili da misurare.
e sono state determinate nuove dimensioni. È sempre un pallone da rugby, ma è molto più grande di quanto si pensasse. L'asse maggiore di questo pallone da rugby ha 2300 km di diametro, quindi lo stesso diametro di Plutone, ok? E visto che si conoscono i satelliti, si può calcolare la massa di Aumea, e facendo il rapporto massa diviso densità si può calcolare, massa diviso volume, si può calcolare la densità, che è un pochino più bassa di quanto si pensasse, quindi è più leggero, probabilmente perché all'interno ci sono delle cavità, e alla fine non si è scoperta nessuna atmosfera, ok? Quindi la luce della stella, quando è arrivata al bordo di Aumea, è sparita improvvisamente, non c'è stata un'attenuazione progressiva. Quindi Aumea non ha un'atmosfera come Plutone, se ce l'ha è talmente rarefatta che non è stata rilevata, ok? Probabilmente ha qualcosa, un po' di gas che sta dalle parti della superficie, ma è ancora più rarefatta della rarefatta atmosfera di Plutone. Quindi da questo punto di vista, diciamo, non ci sono le nubi nell'atmosfera di Aumea, chiamola così. Però comunque la riflettività, cioè la sua capacità di raccogliere e di riflettere la luce, è passata dalle stime del 70% del pre-occultazione al 53%, che vuol dire che la superficie di Aumea è fatta sì di ghiaccio eccetera, ma è un ghiaccio sporco mescolato a qualcosa d'altro. E poi, mettendo insieme quelle occultazioni che c'erano prima e dopo l'occultazione principale, è uscita fuori l'esistenza di un anello in certi versi simile a quello di Saturno, in realtà molto sottile perché ha un'estensione di soli 70 km. Pensate, siamo riusciti a scoprire un anello di 70 km con uno spessore di 70 km a 7 miliardi e mezzo di chilometri dal Sole, ok? Nessuno ha mai visto questo anello, ma è uscito fuori dall'analisi delle corde di occultazione, ok? Non esistono foto dell'anello di Aumea, esistono solo ricostruzioni pittoriche. E questo anello ha un diametro di quasi 5.000 km, ok? E non è un anello completamente opaco, assorbe solamente il 50% della luce che lo attraversa, perché ovviamente non è un blocco unico, ma è formato da una miriade di piccoli blocchi di rocce e ghiaccio che sono in orbita attorno ad Aumea, come tantissimi piccoli satelliti. La stessa struttura sostanzialmente degli anelli di Saturno, solo che gli anelli di Saturno sono ricchi di materiale, sono molto molto estesi e quindi facilmente visibili anche con un piccolo binocolo da Terra, mentre qui invece è un anello molto più sottile, molto più rarefatto, di un corpo distante ben più di Saturno. Ecco, quindi questa è stata una scoperta fondamentale, perché questo è il primo anello mai scoperto attorno ad un corpo transnettuniano. Nel sistema solare tutti conoscono gli anelli di Saturno, ok? In realtà anche Giove, Urano e Nettuno hanno un loro sistema di anelli, anche se sono anelli molto più evanescenti, ok? Ma questa è stata la prima volta che si è scoperto un sistema di anelli attorno a un corpo transnettuniano. E si è cominciato un pochino a capire perché Aumea abbia questa strana forma. Allora, da una parte avete, questo è un confronto, questa è una diapo che vi mostra un confronto tra Plutone, questa è l'immagine vera della New Horizon, e Aumea. La superficie è stata, diciamo, colorata di fantasia in base alle ultime rilevazioni. Vedete che non è un bianco candido come la neve, ma è un bianco un po' sporco, appunto perché la riflettività è minore, e qui avete l'anello che giace nel piano equatoriale di Aumea. Aumea ruota attorno all'asse minore, ok? E l'anello giace nel suo piano equatoriale, e al di fuori ci sono i satelliti che sono ancora più distanti. Ecco, adesso si comincia un po' a capire qual è stato il passato di Aumea, ok? Quando avete la formazione di un anello, allora vuol dire che questo corpo nel suo passato deve aver subito una collisione catastrofica che in parte l'ha distrutto, e diciamo una parte del materiale espulso nello spazio ha formato questo anello. In effetti la distruzione catastrofica di Aumea in seguito a una collisione con un altro corpo della fascia di Kuiper, che ovviamente è impossibile da individuare al momento, deve avere determinato anche la sua veloce rotazione,
Ok, quindi immaginate una collisione radente in cui una parte del mantello di Aumea viene scagliata nello spazio. I frammenti che non sono troppo veloci entrano in orbita attorno a Aumea e fanno l'anello. E l'oggetto viene accelerato bruscamente. Il suo periodo di rotazione si abbassa e lui comincia ad allungarsi proprio perché è stirato dalla rotazione. Ok? E quindi in base... In base a questa ricostruzione, probabilmente all'interno di Aumea ci sono delle cavità, ok? E questo spiegherebbe la sua densità più bassa di quanto ci si aspettasse. Quindi, questa è un'altra rappresentazione pittorica di Aumea, una rappresentazione artistica, e qui immaginate di essere sulla superficie di Aumea, questo corpo, diciamo, piuttosto privo di atmosfera, quindi brullo, ricco di crateri da impatto, c'è il Sole distante 7 miliardi e mezzo di chilometri, ormai molto pallido, e si vede l'anello che sovrasta le vostre teste, ovviamente. Ecco, con Aumea, diciamo, siamo giunti alla fine della nostra avventura. Spero di avervi un pochino trasmesso l'emozione e dietro le quinte che c'è nella ricerca scientifica, che non esce mai fuori. Voi leggete le notizie sui giornali e sembra tutto facile, scoperto questo, scoperto quello, nuova teoria, nuovo questo, nuovo quello. In realtà dietro a tutte queste scoperte, questi nuovi eccetera, c'è il lavoro di centinaia di ricercatori, ci sono centinaia di migliaia di ore di lavoro dietro, di analisi dei dati, di studio e quant'altro. Quindi diciamo, la ricerca scientifica è molto emozionante, ma richiede anche un impegno costante, non è che la potete fare part time o cose del genere, e soprattutto bisogna sapere cogliere l'attimo, proprio nel vero senso della parola. Voglio chiudere questa conferenza dicendovi una cosa. Vi ho detto all'inizio, la ricerca dell'ulteriore pianeta del sistema solare, dopo le delusioni con Plutone, eccetera, eccetera, negli ultimi anni ha ripreso vigore. Perché? Perché gli oggetti della fascia di Kuiper, e diciamo della fascia esterna di Kuiper, sono, gli asteroidi intendo, sono delle sonde che vi possono dire, in base alla loro orbita, se esistono dei pianeti perturbatori con la loro gravità che ne influenzano il moto, ok? E vi possono aiutare a capire se questi pianeti esistono e dove si trovano, o comunque che tipo di orbita hanno. Ecco, osservando una decina di oggetti, di cui qui vedete le orbite, vedete queste orbite molto allungate ma quasi allineate fra di loro, ok? E vedete, questa è l'orbita di Sedna, l'oggetto molto interessante. Pensate che Sedna dista talmente tanto dal Sole che il periodo orbitale è di 11.400 anni, ok? Quindi quando è passata al perielio c'erano ancora in giro i mammut, e quando passerà non ci saremo più noi. Ma comunque dall'allineamento di queste orbite, di questi asteroidi transnettuniani, di cui Sedna è veramente un corpo molto esterno, non sono nemmeno più oggetti della fascia di Kuiper, sono oggetti in transizione dalla nube di Oort, quella gigantesca nube di corpi che si trova a 50-100.000 unità astronomiche dal Sole. Ecco, dall'allineamento di queste orbite, che ha una probabilità di verificarsi casualmente praticamente zero, è stata dedotta l'esistenza del cosiddetto pianeta X. X sta per incognito, e in certi articoli l'ho trovato citato come Planet 9, cioè il nono pianeta, perché giustamente tolto Plutone è rimasto Nettuno che è l'ottavo, quindi il successivo dovrebbe essere il nono, chiaramente, però diciamo il nome che va per la maggiore è Planet X, e dalle stime dovrebbe girare attorno al Sole su un'orbita eccentrica con un diametro medio di 700 volte la distanza Terra-Sole e con un periodo orbitale compreso fra i 10 e i 20 mila anni, quindi è molto distante dal Sole, lentissimo il suo movimento in cielo, quindi difficile da scoprire se ad esempio in questo momento si proietta sulla fascia della Via Lattea, perché lì ci sono tantissime stelle, quindi è impossibile capire se c'è qualche debole puntino di luce, davvero molto debole, che si sposta lentamente in cielo, e la sua massa stimata è dell'ordine della decina di masse terrestri.
quindi una massa intermedia tra quella della Terra e quella invece del pianeta Nettuno, che ha circa 15 volte la massa del nostro pianeta. Ecco, quindi questo per dirvi che nei prossimi anni ci si aspettano importanti novità proprio dallo studio degli oggetti estremi della fascia di Kuiper, perché è probabile che effettivamente questi contribuiscano alla scoperta del vero nono pianeta del Sistema Solare. Quindi diciamo la delusione del 1930 causata da Plutone verrebbe un pochino, diciamo, recuperato, ovviamente, perché tutto va da dire dovrebbe essere scoperto dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non hanno mai scoperto un pianeta vero e proprio, hanno scoperto solo Plutone, Plutone adesso è stato riclassificato a pianeta nano. Sapete che negli Stati Uniti, con questo chiudo, ci sono dei movimenti di opinione per far sì che Plutone venga riconosciuto lo status di pianeta dall'Unione Astronomica Internazionale. Questa è la nostra opinione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti, ve l'avevo detto che è stata una molto coinvolgente, perché ci ha raccontato veramente le sue ricerche, quindi ricerche scientifiche proprio descritte da un ricercatore, da chi il lavoro lo fa. Abbiamo ancora una decina di minuti per qualche domanda, se ci fosse qualche domanda da parte del pubblico. Grazie per la conferenza. Lei ci ha detto che scusate, bevo un attimo, che c'è stata una ricostruzione 3D di questo corpo, però in questa osservazione che avete fatto a quel gennaio, quello che si è visto in quelle decine di secondi è un'immagine 2D, no? Lui ruota su se stesso, ha uno spin, ma arriva per vedere come è fatto anche l'altro asse. Ci vorrebbero altre di queste osservazioni. Cioè, diciamo, quello che si è visto adesso è che è lungo, ha detto 9.000, esatto, però si è visto la foto 2D di quel momento lì. Per vedere come è fatto veramente in 3D ci vorrebbero altre osservazioni, giusto? In realtà la curva di luce che feci due giorni dopo l'occultazione ha permesso di stabilire come era ruotata Omea nel momento in cui ha proiettato l'ombra. E quindi da lì, sapendo l'angolo di quanto era inclinato, si può ricostruire, diciamo, la vera forma in 3D di Aumea. È quella che ha dato la direzione di proiezione. Sì, lo so che non è intuitivo, però si può ricostruire la forma sapendo, diciamo, conoscendo la fase rotazionale esatta del momento di rotazione. Perché la curva di luce ha quei picchi. Il picco in alto vuol dire che Aumea sta proiettando la faccia più grande. Il picco in basso vuol dire che Aumea sta proiettando la faccia più piccola, e così via per le altre due. E quindi a seconda della posizione uno sa, non so, magari Aumea era inclinato di 45 gradi, e allora riesci a costruire la vera forma dalla proiezione e conoscendo l'inclinazione. Okay. Ci sono altre domande? Se volete, e volevo chiedere che probabilità reale, a parte qui di fantascienza, che ci sia quell'oggetto transnettuniano che entri nella parte interna del Sistema Solare, quella da Nibiru, che è una delle no, in realtà non c'è nessuna possibilità. Perché? Perché se esistesse un corpo del genere avrebbe degli effetti notevoli sulle orbite dei pianeti che già conosciamo, cioè le orbite di Giove, Saturno, Urano e Nettuno sarebbero grandemente perturbate, non sarebbero sullo stesso piano e praticamente circolari come sono adesso. Se esistesse un pianeta, che ne so, che ogni tot migliaia di anni fa un passaggio nel Sistema Solare interno, quindi è assolutamente zero la probabilità. Infatti il pianeta X, il Planet 9, ha un'orbita che è
700 unità astronomiche di raggio, quindi ben all'esterno di tutti i pianeti conosciuti, proprio perché se fosse più vicino, a parte che perturberebbe in modo diverso i corpi transnettuniani di cui abbiamo visto le orbite, ma perturberebbe soprattutto le orbite dei pianeti che conosciamo benissimo e quindi non potrebbe assolutamente esistere. Quindi ad esempio ogni tanto si sente tirare fuori Nibiru, eccetera eccetera, gli astronomi ce lo tengono nascosto, il complotto, bla bla bla, ma sono tutte enormi sciocchezze che, come dire, è impossibile che esista Nibiru, proprio perché il sistema solare che conosciamo, i pianeti che conosciamo, sono su orbite non perturbate, ok? Non ci sono perturbatori ignoti che cambiano l'orbita di Giove, di Saturno, Urano e Nettuno, d'accordo? Se esistesse un pianeta così, invece, ad ogni passaggio verso il sistema solare interno, tutto il sistema solare verrebbe sconvolto, anche perché sono, di solito Nibiru viene citato come un pianeta di massa terrestre, quindi o anche più grande, quindi un oggetto notevole che perturberebbe le orbite degli altri pianeti in modo sensibile, osservabile, ok? Quindi assolutamente impossibile sotto questo punto di vista. Grazie. Quali sono le caratteristiche che hanno impedito a Plutone di rimanere nel clan dei pianeti ed è stato invece declassato? Sì, più che declassato, riclassificato, uno diceva che è una magra consolazione, effettivamente. Allora, è tutto cambiato nel 2006 perché si sono scoperti, è stata la scoperta di Eris, c'è stata la scoperta di Sede, eccetera, quindi di oggetti che come taglia erano simili a Plutone e che però, come ad esempio Eris, Aumea, Makemake, occupavano la stessa zona di spazio. Quindi nel 2006 a Praga c'è stata una riunione dell'Unione Astronomica Internazionale in cui si è pensato di definire esattamente che cosa fosse o non fosse un pianeta. Perché fino al 2006, diciamo, qualsiasi cosa un po' grande in orbita attorno al Sole era un pianeta. Nessuno si era mai posto in dubbio, ma perché Plutone era stato scoperto nel 1930, fino al 1992 c'era solo lui e quindi nessuno si era mai posto il problema, ma siamo sicuri che Plutone sia l'unico nella sua zona di spazio, non ce ne siano altri. Nel 2006 le cose cambiano, con la scoperta proprio degli oggetti della fascia di Kuiper, per alcuni di taglia molto grande, addirittura per alcuni anni Eris era stata considerata di dimensioni superiori a Plutone. E allora si è deciso di considerare pianeta come un corpo che orbita attorno al Sole, e quindi ci siamo, un corpo la cui forma è determinata dalla gravità e dalla rotazione, e quindi va bene per Plutone, un corpo anche che deve essere l'unico nella sua zona di spazio. Okay, quindi non ci devono essere Plutoni simili nella stessa zona di spazio che tu occupi per ruotare attorno al Sole. E chiaramente per i pianeti classici, quindi Mercurio, Venere, Terra, ce n'è uno solo, purtroppo, Marte, Giove, Urano, è uno solo, di Plutone invece ce ne sono diversi. E quindi si è preferito fare un pochino come è successo quando si è scoperta la fascia degli asteroidi. Nel 1801 venne scoperto il primo asteroide, Cerere, che è anche l'oggetto più grande. E subito dopo la scoperta, fatta a Palermo da Giuseppe Piazzi, Cerere venne considerato un pianeta. Vennero considerati pianeti fino al quarto asteroide. Dal quinto cominciarono a porsi un paio di domande. E alla fine capirono che lì non c'era un pianeta, ma c'erano una miriade di corpi in orbita attorno al Sole. E adesso sappiamo che lì effettivamente c'è la fascia principale degli asteroidi. E è avvenuto la stessa cosa per Plutone. Era il Cerere del 1801 nel 1930. Finché è rimasto da solo, lì c'è voluto molto più tempo perché sono oggetti molto più distanti dal Sole, Plutone era un pianeta. Dopodiché è diventato un pianeta nano, ossia uno dei membri maggiori della fascia asteroidale esterna, la fascia di Kuiper. Però, diciamo, gli Stati Uniti alcuni l'hanno presa come un affronto perché Plutone è nostro, abbiamo scoperto noi, ci togliete l'unico pianeta, eccetera, eccetera. Però in effetti dal punto di vista razionale ha senso. È ancora dibattuta, presumo che se ne tornerà a parlare in futuro, ma insomma, per adesso siamo abbastanza tranquilli. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, se ci fosse ancora una domanda.
Grazie, complimenti per la conferenza. Volevo chiedere, mi sono stato un po' colpito dalla sicurezza con cui hai detto che quando c'è un anello, allora vuol dire che c'è stato un impatto. Volevo chiedere se non ci sono mai casi in cui possiamo pensare che magari ci sia un anello perché c'è del materiale che sarebbe andato a costituire il pianeta o quello che è, e poi però diciamo, è rimasto in orbita intorno a questo corpo celeste. Sì, in effetti, diciamo, l'origine degli anelli di Saturno, ad esempio, non è chiarissima. Cioè, fino a poco tempo fa si pensava che fosse un satellite di studio, un oggetto di studio, perché si è avvicinato troppo al pianeta, mentre invece adesso ci sono dei tentennamenti. Nel caso di Eumea, no, perché oltre all'anello di detriti attorno all'oggetto, esiste anche quella che si chiama una famiglia di asteroidi di Eumea, cioè nella fascia di Kuiper sono stati scoperti diversi asteroidi con diametri fra i 200 e i 400 km, quindi oggetti abbastanza grandi, che hanno in comune con Eumea l'orbita. Sono su orbite poco diverse e quindi rappresentano proprio i frammenti maggiori che sono stati scagliati nello spazio in orbita attorno al Sole su orbite leggermente diverse ma ancora riconducibili ad Eumea. E Eumea è proprio l'unico oggetto transnettuniano a possedere una famiglia di asteroidi. E quindi questo ci fa proprio dire che l'anello è stato, come dire, probabilmente ha come origine un impatto catastrofico che ha coinvolto Eumea, che non solo ne ha scagliato nello spazio diciamo il mantello esterno, ma i blocchi più grandi e veloci sono stati proprio scagliati al di fuori del campo gravitazionale di Eumea e sono entrati in orbita attorno al Sole come asteroidi indipendenti. Quindi è l'unico caso conosciuto di tutta la fascia di Kuiper, anche perché la probabilità di impatto a quelle distanze dal Sole, visto che gli asteroidi si trovano a muovere in uno spazio molto molto grande, sono piccole, e però Eumea è uno di questi, è l'unico caso conosciuto. Bene, allora io vi invito a prendere dei volantini per le nostre, con i programmi delle nostre prossime conferenze anche al Museo di Storia Naturale, conferenze scientifiche di astronomia, potete prenderli, e ringrazio ancora il dottor Albino Carbognani per la bellissima conferenza.